Eccoci qua, ultima puntata di Virtus Style. Buonasera a tutti. Questa sera commenteremo l'annata rossonera che purtroppo si è conclusa esattamente 7 giorni fa nel modo in cui nessuno voleva, cioè con la retrocessione della Virtus Lanciano nella lotteria dei play-out contro la Salernitana. Lanciano che nell'ultimo periodo insomma ha lasciato molto a desiderare. In settimana hanno parlato i vertici societari, nella fattispecie Guglielmo e Valentina Maio, hanno dato qualche indicazione, anche se non hanno preso impegni bianco su nero, nero su bianco, anzi rosso-nero, mi viene da fare una battuta. È una settimana di riflessioni, noi vogliamo riflettere però su questi 12 mesi rossoneri che sono stati tutt'altro che facili, e lo faremo con il solito parterre de rois, a partire da una presenza che è stata spesso e volentieri qui in diretta da noi, mister Renzo Valbonesi. Ciao mister. Buonasera a voi. Già abbronzato, già al mare, già proiettato. Sì, un pochino alla mattina, bella stagione. Aspettando il tempo. Tempi migliori, vi. Tempi migliori anche per la Virtus? Speriamo, speriamo, ce lo auguriamo. Questo. Eh sì, questo è l'auspicio di tutti. Insomma, si dice che dopo una brusca caduta si deve sempre ripartire. Quindi. Adesso noi siamo tutti in attesa di questo, di questi eventi, diciamo. Lui il brutto tempo non lo conosce perché è super abbronzato dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, anche lui, presenza che ci ha fatto spesso compagnia, e mi fa molto piacere averlo anche questa sera, Fabio Benintendi. Ciao Fabio. Ciao Alessio, buonasera a tutti, il piacere come sempre anche mio. Non è vero che sono abbronzato. Abbronzatissimo. È la carnagione che mi porto dietro e continuo a sostenere, anche se pochi mi credono, che mi abbronzo in macchina, ma potrete, rassegnatevi, è così, al mare ci vado pochissimo, ci qualcuno un paio di volte. Tu sei bello scuro, bello sì, nero sì. Di rabbia, sì. Anche tu? Nero sì, di sì. Rabbia per quest'annata? Sì, un'annata in cui, dovendola riassumere con una battuta, direi che non ci siamo fatti mancare nulla, ma proprio nulla. Poi lo ripercorremo questi 11 mesi molto faticosi anche da raccontare. Dulcis in fundo. Padrone di casa, Andrea Costantini, non vado, vado subito, meno abbronzato. Meno abbronzato. Meno abbronzato. Ma anche io come Renzo aspetto tempi migliori dal punto di vista meteorologico. Sì, sì, sì. Comunque io ci credo che Fabio si abbronzi in macchina, macchina. Per il lavoro che fa, quello che viaggia molto, quindi. Viaggia molto, quest'anno ha viaggiato molto anche la Virtus. Mister, da dove vogliamo partire? Ti faccio scegliere così. Poi io vorrei ripercorrere mese per mese quello che è successo, anche perché vi faremo rivedere qualche servizio freschissimo. Ieri sera io e l'ottimo Marcello Ruggero abbiamo intercettato nel centro di Lanciano proprio gli umori e i pareri dei tifosi rossoneri che si sono espressi su quest'annata. Qualcuno positivo, molti non proprio positivissimi. Poi vi faremo rivedere anche dei servizi che hanno un po' caratterizzato la stagione. Vi faremo risentire delle sottolineature di D'Aversa, vi faremo risentire un servizio che ha fatto arrabbiare qualcuno, ma è quello forse basilare, quando Piccolo e Paghera se ne vanno tra le lacrime. Insomma, di tutto di più. Però mister, tu da dove ripartiresti nell'ultima annata? Diciamo ripartire nel senso di raccontare qualche, ci terrei molto a raccontare le ultime partite, perché i problemi sono nati tutti con la Ternana, dove abbiamo chiaramente lì buttato la salvezza, perché subire quel gol lì voleva dire poi incontrare il Livorno, a Livorno, che era una partita molto difficile, e lì ce la siamo cavata un po' per il rotto del gol, con un po' di fortuna diciamo, però quello che è stato ancora più grave è stato dopo, perché siamo andati a incontrare la Salernitana, che era la squadra più in forma del momento, e quindi venivano da due vittorie, tre vittorie esterne, da Cesena, da Ascoli, la vittoria di Ascoli, poi hanno battuto il Como l'ultima partita, magari quella è stata la più semplice, però era una squadra in netta crescita, mentre noi siamo andati a affrontare queste due partite senza i nostri due migliori giocatori di quel momento, che era il Di Francesco e il Ferrari, che era in forma.
Purtroppo loro si sono dimostrati anche a Lanciano più in forma, ci anticipavano, hanno fatto subito la partita in pratica era in mano loro, hanno fatto un gol, eravamo riusciti a pareggiare, un bel gol di testa, però hanno rifatto quel bel gol con Zito e di lì è stata finita la partita. Ternana l'ha mazzata, anche se è troppo riduttivo parlare... Sì, però ecco appunto io se ti dovessi dire partirei dalla stessa situazione, quella partita lì, e farei un distinguo volendo analizzare quest'annata, perché il primo sentimento è un sentimento di rammarico. Dal punto di vista sportivo, se dobbiamo fare un'analisi sportiva, è chiaro che mi vengono in mente due cose sopra ogni altra. La partita con la Ternana, perché alla fine, al netto di tutte le cose, le recriminazioni che sicuramente andremo a ritirare fuori anche questa sera, nulla ci impedisce di dire purtroppo amaramente che quell'episodio ci è costato un'intera stagione. Sì, che assolutamente. Sempre dal punto di vista sportivo, l'altro grande rammarico mi nasce se penso che con i punti di penalizzazione, quindi con i punti conquistati sul campo, anche lì la salvezza era di fatto chiusa dentro una cassaforte a doppia mandata. Poi ci sono stati altri aspetti che con di sportivo hanno ben poco, di cui abbiamo parlato anche in alcune trasmissioni qui a TV6, però ecco, dal punto di vista sportivo il rammarico è essenzialmente legato a queste due circostanze. La prima, la partita con la Ternana, che ripeto, lì abbiamo letteralmente gettato alle ortiche un'intera annata. E forse la Salernitana ci ha fatto vedere pure come potevamo fare per perdere un po' di tempo, no? quando eravamo in vantaggio, ma questo lo dico con un po' di amarezza. E quindi dal punto di vista sportivo questi due episodi, i punti fatti sul campo e la partita con la Ternana. Tu Andrea, un flash? Un flash intanto che se a metà gennaio, ai primi di gennaio, ci avessero detto che a fine stagione la Virtus Lanciano sarebbe retrocessa, probabilmente ci saremmo guardati tutti quanti qui e avremmo detto, beh, dov'è la novità? Probabilmente tutti quanti avremmo pensato che era un epilogo scontato di una stagione nata male e che stava attraversando un mese con la diaspora e con l'addio dei pezzi più importanti, i pezzi storici del gruppo storico. Arrivavano giovani magari di belle speranze, ma era un gruppo praticamente ricostruito da zero, quindi se avessero detto ai tifosi del Lanciano mettetevi l'anima in pace perché a fine stagione retrocederete, la Virtus Lanciano retrocederà, probabilmente nessuno avrebbe potuto dire a... Era nell'aria, il grosso rammarico è che il verdetto è arrivato, ma che è un verdetto che il campo ha detto che non era meritato. Il campo ha parlato chiaro. Quindi c'è, lo abbiamo già detto, il rammarico per la partita con la Ternana. Io ricordo anche la stessa Salernitana, se avesse pareggiato col Como all'ultima giornata, la Salernitana era retrocessa. Quella partita la Salernitana ha vinto 1-0, come la Virtus stava battendo la Ternana. Ternana e Como erano due squadre che ormai avevano chiuso il loro campionato. Diciamo che se la Salernitana ha chiuso il campionato bene, comunque era una delle squadre più in forma, la Virtus Lanciano quella partita noi comunque la dobbiamo mettere in una striscia finale che non è stata positiva. Assolutamente. Perché la squadra ormai da Cagliari in poi vuoi per i punti di penalizzazione, per le vicende giudiziarie, per lo sforzo profuso. Andrea, diciamo anche vuoi perché la squadra in campo non correva. Magari ci possono essere mille motivi, ma era una squadra anche imbarazzante. L'andata contro la Salernitana credo che sia stato un imbarazzo. Era una squadra che ormai aveva dato tutto dal punto di vista fisico e mentale, era una squadra prosciugata che si stava arrampicando su quella partita per portarla a casa, e facendolo probabilmente sarebbe arrivata alla salvezza, che comunque sul campo è e resta acquisita. Non c'è dubbio, non c'è solo con i punti di penalizzazione c'è la retrocessione, quindi l'amaro resta in questo, che è una retrocessione che è arrivata per via di punti di penalizzazione, e quindi insomma comprendo il fatto che insomma tra i tifosi della Virtus tu ora ci hai anticipato che insomma c'è molto scoramento, purtroppo si perde un patrimonio molto importante che invece la squadra tecnicamente aveva dimostrato comunque di poter mantenere. Con tantissimi limiti a corollario la squadra era riuscita a fare l'impresa in campo.
Io, mister, vado indietro di qualche mese, luglio 2015. Il 13 luglio c'è stata la conferenza stampa di Valentina Maio, che aveva presentato i nuovi acquisti, Penna, Di Benedetto e Di Francesco. L'ultimo è andato alla grande, gli altri due sono andati a chi l'ha visto. Il 20 luglio la prima uscita, il 14-0 contro la rappresentativa locale di Roccaraso. Qui si era messo in mostra un altro che a Lanciano ha fatto un abbaglio a Trapani, poi nulla più che Eric Lanini, poi sì, due gol di Di Benedetto, Di Francesco, anche Fofanà. Il 24 luglio una prima partita amichevole contro il Latina e tante polemiche con i tifosi, quasi insomma ad andarle a stuzzicare, perché fu la partita, l'amichevole del prezzo alto dei, sì, biglietti. Ah, sì. La Media Sport Eventi aveva organizzato questa sfida a Lanciano il 24 luglio alle 20:30 al Biondi. Riprendiamo i prezzi di quella gara: la tribuna centrale 40 euro più diritti di prevendita, laterale scoperta 30 euro, laterale scoperta 18 euro, la curva 12 euro, insomma si erano arrabbiati i tifosi, era stato, sì, forse il primo attrito, la prima scintilla. Sì, avevano anche un po' ragione di arrabbiarsi, perché se sono partite estive, quindi, infatti, sono le prime curiosità. Ma non sono quelle partite in cui tu devi cercare di aggregare? Sì, beh, loro l'hanno pensato così, certo, dovrebbe essere così, portare gente allo stadio, invogliarli, cercare di fare anche delle belle partite, anche se sono partite amichevoli. Che però lì se ti sei affidato a una società esterna, è lei che gestisce, quindi poi ci sono, bisogna remunerare anche chi fa queste, chi organizza il ritiro, organizza gli eventi, comprese le amichevoli, e quindi c'è una maggiorazione dei prezzi. Poi io non so finché può intervenire la società all'interno di questa se non vado errato, poi su questo la società intervenne facendo anche una sorta di mea culpa. Adesso sì, ci stai citando episodi, insomma non è che io, almeno per quello che non mi te lo ricordavi, no, no, ma noi questa sera vogliamo fare nel momento in cui mi hai stimolato, me lo ricordo, e mi ricordo pure che ci fu questo mea culpa. È chiaro che la tua domanda, no, sottende un altro tipo di ragionamento, cioè vorresti in qualche modo evidenziare, mi sembra di aver capito. No, assolutamente, perché ci era già un episodio che in qualche modo, esatto, apriva una stagione che si è caratterizzata anche per delle politiche. Io credo che non fosse nulla di però sull'episodio specifico io ricordo pure che la società, appunto, a sua discolpa fece presente che si era affidata completamente alla gestione dell'evento a una società esterna. I tifosi però cominciarono a dire qualcosa. Sì, però non dimentichiamo che noi siamo Lanciano, insomma siamo una piccola realtà, quindi dobbiamo dare una mano a questa società. Appunto, possiamo pretendere che loro vendano i loro immobili o che altro, non so. Quindi avranno un pochino approfittato delle prime uscite, per partire anche loro in maniera decente, insomma. Invece ad agosto, Andrea, io ti voglio fare una sorpresa, che ad agosto è avvenuto qualcosa che passerà agli annali. E chiedo a Gianni D'Areo, di aver capito, manda in onda questo servizio perché è più unico che raro. Vai. Iemelio, intanto benvenuto a Lanciano. Grazie. Senti, sai che l'eredità è di quelle pesanti, perché qui sono passati lo scorso anno Cerri e Monachello. Sì, no, ho seguito l'anno scorso parecchie partite del Lanciano e comunque sì, ha avuto sempre dei brevi attaccanti che hanno sempre fatto bene. Senti, quali sono le tue caratteristiche principali? Ma l'anno scorso ho giocato in un 4-3 come prima punta e come caratteristiche penso di venire spesso a prendere la palla e attaccare la profondità. Senti, le tue esperienze migliori sono state, se non sbaglio, a Vercellia, ma anche a Foggia. Hai fatto molto bene. Che tappa è Lanciano? Ma sicuramente l'anno scorso col Foggia è stata un'esperienza importante per avermi lanciato in Serie B quest'anno con Lanciano, quindi sicuramente dovrà essere un percorso che dovrà dare continuità. Arrivi dallo Spezia che deteneva il tuo cartellino, ma com'è stata una trattativa molto complicata oppure avete trovato subito l'intesa? No, con Lanciano è stata una trattativa, diciamo, lampo, perché il direttore Leone ha parlato con lo Spezia e abbiamo trovato subito l'accordo.
L'obiettivo è quello della salvezza, però avrai visto che nelle ultime due stagioni la Virtus ha sfiorato i playoff, non c'è due senza tre, però questa volta bisogna cercare di entrarci, che dici? Sì, vabbè, sarebbe sicuramente un traguardo importante, però penso che bisogna partire con i piedi per terra e pensare prima di tutto alla salvezza, poi se possono venire anche i playoff meglio. E questo era Pietro Iemmello, che è venuto a Lanciano Lampo, poi se n'è andato a Lanciano Lampo. Quest'anno non ha fatto bene a Foggia, ha fatto benissimo anche se ha perso la finale. È una giornata, per quanto mi riguarda professionalmente, la Circoletto Rosso, intanto perché, come hai fatto vedere, c'era questa intervista di quello che sarebbe stato poi una assoluta meteora. Poi prima ero stato a Rivisondo, al primo giorno di ritiro del Teramo, doveva essere un giorno di festa, invece c'era già un clima che era tutt'altro di festa per via della allora in corso vicenda giudiziaria. Quindi insomma sì, è stata una giornata davvero particolare. Beh, poi Iemmello nel giro di qualche giorno è andato via, è tornato a Foggia. Subito la domanda, noi allora, ma giustamente, non avevamo oggetti tangibili per giudicare l'operato di Pietro Iemmello, vista la stagione, vista le illustri partenze dei vari Mammarella, Di Cecco. Abbiamo visto in quelle immagini Magnus Trost, che c'era di lì a un paio di settimane sarebbe andato al Novara. Si dice anche di Pescara in questo momento, ho sentito dire di Trost interessato verso Pescara. Grande difensore. Grande difensore, uno che ha fatto anche la Serie A, magari potrebbe far comodo, però insomma se resta Campagnaro io punterei più su un difensore un po' più giovane rispetto a comunque Trest, che è un ottimo difensore anche per la Serie A. La domanda per Iemmello: o Pietro Iemmello era un mago, quindi aveva capito l'area, oppure era un mago al contrario, perché non aveva predetto il lieto fine in Foggia Pisa? Io questo non te lo so dire, di certo per le capacità che ha messo sul piatto sia l'anno scorso sia quest'anno, la capacità di disegnare con grande continuità e con grande facilità, vedendo quello che hanno fatto i gemelli del Teramo quest'anno nelle rispettive squadre, con la Virtus Lanciano vittima nel caso di Donnarumma. Visto che insomma se segni tanto in Lega Pro e con costanza in Serie B puoi tranquillamente continuare la serie, magari la partenza di un giocatore come Iemmello ha sicuramente indebolito, pur non avendo mai giocato partite ufficiali con la Virtus, però probabilmente ha indebolito la squadra allora allenata da Versa. Diciamo che rileggere questi fatti col senno del poi chiaramente rientrano tutti in una linea molto ben chiara. Resta poi da capire se veramente c'erano già problemi allora. Aveva dichiarato Iemmello, ve lo leggo perché è stato riportato anche dal sito della Virtus, in questi giorni, ed è una dichiarazione del 5 di agosto, ho letto e sentito molto su un mio eventuale ritorno al Foggia. Tengo a precisare che, permanendo l'effetto e la stima verso l'ambiente foggiano, ho scelto di giocare in Serie B con il Lanciano. Spero di fare bene con questa maglia, proseguendo il mio cammino professionale intrapreso proprio in Puglia. Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato il loro affetto, auspicando un mio ritorno, ma oggi il mio pensiero è rivolto solo ed esclusivamente alla squadra per la quale gioco. Si vede che era oggi. La frase del momento. Può darsi che Lanciano sia stato un po' titubante e lui lì abbia fatto la scelta. Non scordiamoci che queste cose avvengono. Paoletti l'abbiamo lasciato andare. L'Inter sbagliò con Boniceglia, con Gigi Riva, questa gente. Quindi il Milan sbagliò con un certo Renzo Valbonesi. Sulla vicenda di Iemmello, io ho detto all'inizio, non ci siamo fatti mancare nulla quest'anno, no? Perché finita poi la vicenda di Iemmello è iniziata l'altra telenovela, che è stata quella di Cragno, no? Che fino a gennaio, no? Poi Cragno arriva, domani non arriva, poi l'infortunio di Storari, no? E siamo andati avanti anche con le telenovele, quindi volendo procedere per titoli, prima il rammarico di cui abbiamo parlato, poi le telenovele, finita quella di Iemmello è iniziata quella di fino di a fine agosto, fino a gennaio, no? È chiaro che sicuramente ci ricorderai altri episodi, agosto, mese Cragno, lo associo per quello, lo mettiamo quello proprio Iemmello, perché sono stati due nomi, no, che il giorno di per Sant'Egidio una lunga fase hanno caratterizzato, aleggiavano e hanno caratterizzato il mercato del Lanciano, anche se Cragno poi è arrivato al momento giusto, è arrivato al momento
giusto. Però volendo procedere per titoli, no, rammarico, certo, telenovela, sì, Iemmello. Sì. Poi Iemmello, infatti, ti hanno dato ragione, perché infatti, è vero che ha perso la finale play-out col Pisa, però per lui è stata una stagione più che esaltante. Sono arrivati appunto, è stato, ha avuto una stagione più che esaltante, quindi per lui è andata benissimo. Sempre agosto, da chi partiamo? Da Andrea. Arriva la Juve Stabia, ritornano le Vespe, subito eliminazione, forse eliminazione in Coppa Italia che... Vabbè, era... ci può stare, anche nell'anno di Baroni ci fu l'eliminazione, sì, sì, al primo turno perdendo in casa, giocando male, però poi fu il prologo o l'antipasto di un altro tipo di stagione rispetto a quest'anno. Però io del mese di agosto, se vogliamo tornare indietro, ricordo gli sfoghi di D'Aversa, soprattutto dopo il Ferragosto. Allora guarda, visto che ricordi bene, su Paghera è piccolo, su Paghera, esatto, è piccolo, il nostro Marcello Ruggero non se l'è fatto scappare. Dalla regia vi facciamo sentire quello che diceva D'Aversa sia ad agosto sia a gennaio, perché poi D'Aversa è un uomo chiave di questa annata rossonera, parlando dal punto di vista della squadra. Vai Gianni. Poiché sono un allenatore ambizioso, però capisco anche l'importanza del bilancio per quanto riguarda una società di calcio. Questi sacrifici molto probabilmente sono serviti a sistemare un bilancio, ma penso che questo sia già iniziato l'anno scorso, dove il budget è stato nettamente inferiore rispetto a quello della stagione precedente. L'importanza del bilancio per la società è fondamentale e sono aperto a lavorare a qualsiasi tipo di difficoltà e sono qui che sicuramente non mi tiro indietro. Già da quest'estate si era intuito magari che rispetto agli altri anni ci potesse essere un po' più di difficoltà, ma mai nulla da compromettere assolutamente la stagione. Io, come ho sempre detto, capisco le difficoltà di una società, ci mancherebbe altro, e lì dove magari ci può essere un periodo di manca, dove si fa fatica anche a pagare i propri dipendenti, è giustissimo ed è da persone responsabili pensare prima al bilancio di una società piuttosto che ad altro, per far sì che, per garantire il futuro di questa società stessa. Io sono convinto di poter riuscire a salvare questa squadra, ne sono convinto. È chiaro che le difficoltà sono aumentate, sarà più faticoso, e di questo ne ho già parlato con il mio direttore sportivo, dove gli ho dato la priorità di alcuni giocatori che non devono assolutamente partire e dove gli ho dato disposizione di caratteristiche che urgono, che c'è urgenza di alcuni giocatori che devono arrivare per far sì che si faccia questa impresa. Mi faccio forte anche della volontà, delle parole, della convinzione di Guglielmo e Valentina, che la pensano nella stessa maniera. È chiaro che lì dove ci dovesse essere la partenza di qualche giocatore e non dovesse arrivare nessuno, farei fatica a dire ancora questo. In questo mese attendo fiducioso da parte della società che faccia arrivare qualcuno, farò di tutto il possibile per cercare di far fare più punti possibili alla squadra. Dopodiché aspettiamo quello che succederà, quello che accadrà, e ognuno poi prenderà le proprie decisioni. Allora, questo è Roberto D'Aversa, sia il 16 di agosto sia il 9 di gennaio. Il 16 di agosto parla di una cosa che poi ritornerà molto, che non c'entra niente con il 4-3-3, con la tattica, bilancio. Dice che si era iniziato un processo che verteva, che orbitava attorno al bilancio già dall'anno prima, però dava qualche spiraglio, cioè era un allarme. La squadra va rafforzata, io ho bisogno di questi giocatori. 9 di gennaio chiaramente dice bisogna fare un'impresa. Guglielmo e Valentina sono sulla mia lunghezza d'onda. 20 giorni dopo non sarà più così, perché fu esonerato proprio contro il Trapani. A gennaio cercherà di fare quanti più punti possibili, ma dopo il bagliore di Vercelli avviene poco nulla. Con Vercelli poi ci fu la sconfitta beffarda di Ascoli col gol mangiato da Di Matteo nel finale, e poi ci fu il tracollo col Trapani. 0-3 in casa di Cosmi, che poi li prese in là per la finale di playoff. Sì, sai, rileggendo ora la situazione,
sembra che lui avesse contezza, chiaramente, anche perché lui è stato anche direttore tecnico, ma aveva un rapporto privilegiato. Lui anche la situazione del bilancio, suppongo, la conoscesse. Però da un lato lui non poteva dare il segnale di resa, non doveva essere lui da uomo di campo a doverlo dare. Ed era anche logico che lui facesse la parte di chi deve battere i pugni, di chi non vuole rinunciare a giocatori importanti per il Lanciano e quindi non vuole alzare bandiera bianca sin dall'inizio. Però evidentemente anche D'Aversa sapeva che la situazione era molto molto difficile da gestire e che probabilmente quelle partenze che non sono avvenute già in estate si sono soltanto ritardate a qualche mese dopo, cioè al mese di gennaio. Non invidio, ma penso nessuno possa farlo, quella che era la sua posizione, cioè da un lato l'uomo di campo che deve fare il risultato e che deve esigere anche dalla società di avere un minimo di forza per poter centrare la salvezza, però dall'altro è anche un uomo che deve molto a questa proprietà e che sa di certe difficoltà e quindi probabilmente non può neanche esagerare nel battere i pugni. Purtroppo dopo i nodi sono venuti al pettine. Eh sì. No, perché lui poi, essendo anche abbastanza esperto, perché anche da giocatore, ha avuto allenatore, lui sa benissimo che deve pretendere qualcosa dalla società, perché se poi non vengono i risultati, come è accaduto, il primo che mandano via è l'allenatore. Cosa ha sbagliato D'Aversa in questa seconda gestione Virtus? L'anno scorso era partito benissimo, girone di ritorno... Da quello che ricordo, in sordina. D'Aversa avrà fatto degli errori anche lui come tutti, però da quello che ricordo nelle ultime partite gli attaccanti del Lanciano hanno sbagliato molti gol, specialmente ad Ascoli, perché gli bastava che qualche risultato cambiasse e lui forse era ancora qua e forse dopo avrebbe raccolto i frutti con questi nuovi giocatori. È molto difficile dire quello che sarebbe accaduto, però grossa fortuna non l'ha avuta in quelle ultime partite in cui lui è rimasto qua. Eppure D'Aversa era uno dei più beccati dal pubblico, soprattutto nel periodo tra novembre in poi. Sì, si era obiettivamente creata una situazione che non era più idilliaca. Varie considerazioni, seppure in maniera veloce. Intanto le due conferenze stampa, no, col senno di poi, evidenziavano quello che è stato poi il problema dei problemi, cioè un'annata caratterizzata da questa incertezza dal punto di vista, quando tu ricordavi la parola bilancio, quindi l'incertezza economica che ci siamo portati dietro, che in qualche modo ha pesato, no, anche rispetto alle penalizzazioni e tutto quello che si è verificato. E la conferenza di inizio anno mi preoccupò essenzialmente per un motivo, perché D'Aversa lanciava l'allarme sul discorso di un possibile smantellamento della squadra o comunque sulla cessione di alcuni pezzi pregiati. Meno mi preoccupava fino a quel momento il fatto che comunque stessimo registrando un piccolissimo ritardo nella campagna acquisti, perché se vogliamo tornare a ritroso è un qualcosa che ha caratterizzato le ultime stagioni del Lanciano, cioè Lanciano la formazione, la rosa l'ha completata sempre all'ultimo momento, questo ce l'ho Sant'Egidio, lo ricordare. 31 agosto. Infatti di quella conferenza stampa l'aspetto preoccupante era che lui, no, sottolineava che forse c'era la necessità di vendere dei pezzi pregiati, tant'è che lui diceva io a queste condizioni non ci sto perché voglio D'Aversa, io che dire, io sono sincero, è chiaro che qui ci sono uomini di calcio, uomini di sport, e nel calcio contano i risultati. Purtroppo D'Aversa quello che l'ha penalizzato è la mancanza di risultati, perché se io vado a vedere la prima parte della stagione, faccio fatica a ricordare squadre che ci hanno messo letteralmente sotto sul campo. Non mi ricordo partite in cui Lanciano è uscito dal campo con delle prestazioni pessime. Poi purtroppo i risultati non sono arrivati e nel calcio quando i risultati non arrivano paga l'allenatore. Da qui anche questa frizione che si è creata con la tifoseria, perché di fronte ai risultati che non arrivavano qualcuno, no, spingeva, cominciava a dire ad alta voce che era il momento di sacrificare l'allenatore, no? Che era il momento di sacrificare l'allenatore. Ma sinceramente, se io dovessi ripensare alla prima fase del campionato, non ricordo prestazioni in cui il Lanciano sul campo sfigurato completamente con gli avversari. Diciamo che peccava in fase offensiva perché Di Francesco non era ancora esploso, Marilungo era alle prese con l'infortunio, quindi comunque anche tutto l'attacco, però, Andrea,
Di Francesco ha avuto anche vari adattamenti tattici, certo, da parte, certo, di De Vecchia, probabilmente, certo, anche col 4-3-3 non si poteva giocare. Questo era chiaro. Sì, sì. D'Aversa è stato anche quello che ha rivoluzionato un po' l'input di Baroni e soprattutto di Carmine Gautieri, cioè non si è fatto più minutaggio con i giovani, certo, si è affidato alla linea esperta, l'ossatura, la spina dorsale, erano i vari Di Cecco, Paghera, sì, Mamarella, Edoardo, provato tutte queste Edoardo qui. Poi ne parleremo di Zedoardo. Altra meteora. Sì. Quindi, quindi tu dicevi era il più beccato, perché comunque poi il pubblico, al pubblico piace sempre essere concentrato sulla parte tecnica. Forse ha peccato anche di scarsa comunicazione Roberto D'Aversa, un po' forse sempre sulle sue posizioni. Magari lui soffriva questo fatto, cioè avrebbe voluto dire certe cose che però erano un po' troppo compromettenti, vista la situazione di, poi economica che si è palesata nel mese di gennaio. Quindi, ma visto anche il legame che lui ha sempre avuto con i Mali, certo, perché questo, certo, questa cosa secondo quindi me poi il pubblico giustamente, ma anche ma tutti noi ci siamo concentrati sull'aspetto del campo, sull'aspetto tecnico. E, per quanto riguarda il rendimento della squadra, il pubblico cosa notava? Il tifoso cosa notava? Che dai tempi di Baroni e del girone d'andata con D'Aversa la squadra era a ridosso della zona playoff o dentro la zona playoff. Poi col girone di ritorno dello scorso anno c'è stato un calo netto di risultati e questo calo è proseguito quasi come un fil rouge anche in questa stagione. Quindi il pubblico notava quello, il tifoso notava quello e imputava questo calo generale di rendimento della squadra all'allenatore, che di conseguenza è stato il più beccato. Probabilmente ora siamo in grado di dire che se c'erano delle colpe non erano tutte sue, io non voglio dire che non abbia avuto colpe, ma probabilmente ne aveva di meno rispetto a quello che molti hanno pensato a inizio stagione. Che erano contestualizzati in quel periodo e sono d'accordo. Agosto, mister, arriva un certo Stefano Padovan. Si perde, c'è Di Filippo, c'è Boldor che poi si fa male, spesso va in Romania a giocare con l'Under 21 della, della Romania. Gli ultimi giorni arrivano i vari Pucino, Rigione, Marilungo e Ferrari. Ferrari e Di Matteo. Al photo finish, Di Matteo. Poi c'è Crecco, c'è un'altra meteora in assoluto che ha avuto un bel passato anche in Spagna, ma probabilmente e sarà Crecco rimasto lì, che è Antonio Rozzi, classe 94 Rozzi della Lazio, gioca un tempo a Vercelli, poi scompare nel nulla. C'è un olandese dalle belle promesse, che è Iwat, che fa un allenamento in prima squadra, poi D'Aversa gli dice tu vai a Villa delle Rose, in parole povere. Avevo sentito, ma sai, anche gli allenatori, D'Aversa, non dimentichiamoci che sono i primi anni che allena, quindi anche lui dovrà imparare a sopportare le critiche, a reagire con più... Forse è stato quello l'aspetto più critico di D'Aversa, cioè... questo per quando è apparso proprio allergico a questo tipo di discorsi, e in questo mondo se non ci fai il callo questo diciamo che è un piccolo sempre difettino, ma questo è un difetto che può mettere benissimo a posto con l'esperienza. Sì, sì, già è migliorato tanto, i primi anni non finiva una partita da direttore tecnico in panchina, quindi il problema più importante penso che riguardo, per quanto riguarda i giovani, è che in queste situazioni lanciare dei giovani è tanto facile e molti allenatori vanno poi ad affidarsi sempre alla vecchia guardia. Quindi lì sì, è vero, qualcosa in più poteva fare, specialmente questo ragazzo olandese che mi dicono che era Iwat molto bravo. Lo so, però lui ha provato anche Zé Eduardo, mi si è visto quello Eduardo che è proprio stato sciolto. Quindi non so, sotto questo aspetto non gli muoverei molte critiche. Però lui ha parlato di giovani, i giovani glieli porta il direttore sportivo a lanciare. Beh, i giovani li porta il direttore sportivo, un direttore che è lo stesso di tutta la gestione Maio dalla Serie C alla retrocessione contro la Salernitana, che è Luca Leone, che si dice sia il prossimo direttore sportivo del Pescara, ha fatto benissimo a Lanciano, da capitano, giocatore, uomo, presenza importante, che spesso però è andato a fare la spesa con pochi soldi nel portafoglio. Se la mettiamo in questi termini direi che con le poche risorse che Leone ha avuto a disposizione in questi anni va elogiato ancora di più, sì, perché l'abbiamo ricordato anche in occasioni precedenti,
E in questi 4 anni di B abbiamo visto passare giocatori che hanno recitato anche quest'anno un ruolo da protagonisti anche in Serie A. Qualcuno è arrivato anche ad indossare la maglia della nazionale, quindi da questo punto di vista, certamente, considerate le poche risorse, non si può che fare un enorme applauso al Leone. Se poi vogliamo mettere dentro anche l'ultima stagione, io direi, introducendo l'altro elemento caratterizzante dopo la telenovela, il rammarico, le meteore, no? Perché anche qui abbiamo avuto comunque dei giocatori su cui probabilmente si confidava molto di più. Alcuni li hai ricordati tu, io ci aggiungo pure Bonazzoli, ce ne aggiungo altri che in qualche modo avevano le caratteristiche per fare altrettanto bene come quei giocatori che sono passati a Lanciano gli anni precedenti. Purtroppo quest'anno la scommessa non l'abbiamo vinta come è successo in passato, e non a caso quest'anno abbiamo perso la categoria. Ma vedi che può succedere che l'allenatore in testa crea una società, se comincia a cambiare ogni domenica non riesce mai. Troppi giocatori, però aveva una rosa. Però io su questo, insomma, vi posso dire, io mi vado un po' controcorrente, perché io penso che sia la gestione d'Aversa e la gestione ultima siano state caratterizzate proprio da questo limite, che alla fine abbiamo fatto affidamento sempre su pochi giocatori. Perché anche dopo l'avvicendamento tra i due allenatori poca fiducia nel c'è. Allora sì, questo che significa? Che non avevamo probabilmente una rosa. Io l'ho sempre detto, lo ripeto anche questa sera, alla fine io sono convinto che l'allenatore manda in campo i giocatori che sono più in forma, quindi non è questo l'oggetto della mia osservazione. Però di fatto, se noi andiamo a rianalizzare questa stagione, potremmo convenire sul fatto che il Lanciano alla fine ha fatto affidamento su una pochissimi elementi, perché in campo più o meno abbiamo visto sempre gli stessi giocatori. Sì, però diciamo che Maragliolo, quando ha trovato la chimica giusta, ha cercato di cavalcare quegli elementi. Sì, però alla fine in qualche partita ha avuto ragione, però c'è stata pure la fase in cui purtroppo quelli erano i 13-14 elementi che utilizzavi. Quando non hai avuto più altre alternative, si è arrivato cotto e sul campo questo per fare una disamina, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Una tira poi c'è stata questa, poi andremo a gennaio, però visto che si parla di giocatore e di meteore, c'è stato questo boom, questa rivoluzione d'inverno. La vecchia guardia, adios, arrivano i nuovi che poi si mettono in mostra. Quanto giusta questa rivoluzione? Più che giusta è sembrata necessaria. Più che giusta era dovuta al fatto che non c'erano le condizioni, perché giocatori come Diceco, come Mammarella, come Paghera, come Piccolo restassero a Lanciano. Roba di stimoli, roba di stipendio, insomma tutto concorre. Sta di fatto che questi giocatori sono andati via e quindi devono essere rimpiazzati. Se le casse sociali non erano floride, si è cercato di fare il possibile. Però se ti ricordi, io lo ricordo perché ero presente e dissi anche queste cose a suo tempo, speravamo un po', ed in effetti queste speranze sono state avallate poi dal campo, che questo ringiovanimento portasse via intanto l'alone di negatività che si era creato e che la squadra potesse andare in campo un po' più sbarazzina, libera da pensieri, con giocatori motivati che avevano nella Virtus Lanciano, nella Serie B, la grande opportunità di dare una svolta alla propria carriera, perché erano molti giocatori in rampa di lancio, i vari Rocca, Vitale, lo stesso Di Francesco che comunque c'era già dall'inizio, un Marilungo che doveva tornare dall'infortunio. Quindi questi giocatori sicuramente hanno dato un impatto importante e hanno portato la verve che è servita per fare il risultato, tant'è che tra febbraio e marzo Virtus Lanciano ha fatto sfracelli, grandi cose. E ha cambiato letteralmente il volto di una classifica che era a un certo punto brutta, ma che tra marzo e primi di aprile è diventata bellissima, con una squadra addirittura in centro classifica. Forse lì si è pensato un po' troppo presto di aver chiuso la pratica, lì poi si è fatto l'errore contrario e magari è mancata quella fame, quella voglia, quella cattiveria che aveva caratterizzato quei 2 mesi precedenti. Avevi dato tutto,
lì hai cominciato a perdere qualche colpo, partite col Perugia, con la Virtus Entella. C'è stato un ulteriore sussulto, l'ultimo quello contro il Novara, e poi le ultime partite dove la squadra francamente non aveva più quella verve, non quell'energia. Non aveva più benzina. Non aveva più benzina sotto tutti i punti di vista. Probabilmente. Però questa squadra ha battuto il Bari, ha battuto il Brescia, ha battuto il Cesena, squadra da playoff. Ha vinto a Salerno, uno scontro diretto, sembrava dovesse andare vittima sacrificale, ne ha segnate tre. A Vicenza, altro scontro diretto, 2-0. Dopo un anno. Una squadra che non vinceva più in 13 mesi. Ha vinto in due trasferte, se non erano consecutive, comunque erano piuttosto ravvicinate. Cioè, in quei due mesi la Virtus ha fatto cose strabilianti, sì, cambiando, perché poi se viaggi a quei ritmi che sono da playoff o da primato, e sei una squadra di bassa classifica, in un attimo risali la graduatoria e sei arrivato dunque a metà classifica. Vuole aggiungere qualcosa? Sì, sì, quello è stato un momento indubbiamente tra i più delicati della stagione, perché in qualche modo tornava l'eco delle parole di D'Aversa, no? Perché all'inizio la sensazione era quella, cioè stanno smantellando, stanno vendendo quei pezzi pregiati dalla serie, D'Aversa ce l'ha fatta fino adesso a mantenere botta, e quindi ci ricordiamo tutti, no, che all'inizio ci fu questa sensazione di smarrimento un po' da parte di tutti. Poi i fatti hanno dato in quel frangente ragione alla società. Secondo me si sono create due condizioni favorevoli velocissimamente. La prima, che si è creato il giusto mix tra un allenatore che sapeva lavorare bene con i giovani e quindi dal massimo della valorizzazione di questi giovani, e poi c'è stata la consacrazione definitiva di un giocatore che per noi è stato importantissimo, che è stato Mari Lungo, perché da quel momento in poi Mari Lungo ha recuperato il pieno della sua forma. Quest'anno diciamo ha fatto la differenza a molti frangenti sul campo. Diciamo anche io che sono due episodi che in qualche modo D'Aversa i primi quattro mesi ha giocato con Edoardo, che non toccava palla da tempo immemore, lo stesso discorso anche per Guido Marilungo. Quindi se già gli fai una squadra monca, mancano due giocatori che stanno bene, questo non vuole essere una considerazione a favore di D'Aversa, è realtà oggettiva dei fatti. Quando sono arrivati alla è arrivato il portiere, è arrivato il portiere. Tutto che, insomma, è nella spina dorsale di una squadra, sappiamo quanto conta il portiere e che portiere ha avuto la Virtus Lanciano nei tre anni precedenti di Serie B. Sì, poi Ferrari era partito bene le prime due partite, dopodiché si era fermato. Io vi faccio vedere però il servizio che è andato in onda a febbraio sulla rivoluzione d'inverno, così l'avevamo chiamata, i tanti cambiamenti dei giocatori e la rivoluzione proprio della rosa. Vai! Piove sul bagnato, e non solo dal punto di vista meteorologico, a Lanciano e soprattutto sulla Virtus Lanciano. L'ultimo ad abbandonare la società frentana è stato Fabrizio Paghera, oggi pomeriggio in lacrime ha lasciato il Biondi, dove la squadra si è riunita prima del primo allenamento del 2016. Questa è la squadra che in questo momento si sta allenando sotto gli ordini di Roberto D'Aversa. Non c'è Carlo Mammarella, che sta effettuando un differenziato al Guido Biondi. Tra i veterani sono rimasti i vari Aquilanti, Vastola, c'è Bacinovic, c'è Federico Amenta, insomma questa è la rosa a disposizione, ma l'impressione è che altri pezzi quali Guido Marilungo e Nicola Ferrari siano in procinto di abbandonare la squadra rossonera nelle prossime ore. Si è fatto vedere Luca Leone, che comunque non ha rilasciato dichiarazioni, e non si è visto nessuno della società, e proprio in questo momento allo stadio Memmo, dove il Lanciano abitualmente svolge le sedute di allenamento, ci sono circa 100 sostenitori che stanno osservando le fasi dell'allenamento, anche delle iniziative come quella di Enrico Ciannameo, un tifoso storico della Virtus, sentiamolo, e poi a seguire anche le impressioni e le delusioni di tifosi rossoneri. Enrico, tu sei un tifoso storico, ci hai sempre messo l'anima, in questo caso anche la faccia. Questa iniziativa delle offerte per la nostra cara Virtus per? Allora, per intanto stimolare, sensibilizzare e far riflettere, se non ci hanno riflettuto abbastanza, la famiglia Maio su quel che rappresenta la Virtus per noi tifosi. Pure se ne siamo pochi, ne possiamo essere 20, 50, 1000, 2000, ma
per noi la Virtus c'è sempre stata e sempre ci sarà, e no, non vogliamo essere umiliati così o presi per i fondelli così. 90 anni e complimenti, e con tanta passione ancora e anche con un po' di rabbia. Fino a quando muoio sono sempre presente, sarò. Ma io quello che rimprovero a questi signori, la famiglia Maio, che non è stata capace di comunicare al tifoso o la città di Lanciano, noi non possiamo seguire con questa squadra perché non abbiamo capacità economica, niente più. Noi protestiamo questo perché l'ha preso per i fondelli fino all'altro giorno. È difficile sopportare il fatto che se ne vadano, diciamo, quelli che sono tanti anni che stanno in squadra, quelli che abbiamo imparato a conoscere, a quali vogliamo bene. Cioè. Saluto a tutti i tifosi del Lanciano che comunque ti hanno voluto sempre bene. Beh, quello sicuramente, un ringraziamento a tutti. Niente, non mi fa parlare perché sono boccio. Allora, questo era il servizio della delusione dei tifosi, era datato 5 gennaio, pioveva sul Bagnato, i tifosi avevano iniziato ad alterarsi. Erano un po' turbolenti. Ah, una precisazione, prima tra tutte quelle partite che venivano... Mancava la partita di Latina dove ci hanno pareggiato un minuto dalla fine. Per quanto riguarda, che stavamo dicendo qui? La delusione dei tifosi, la delusione dei tifosi. Qui forse è la scintilla. Sì, ma si è tramutata in una gioia, perché poi da quando hanno messo poi Maragliulo, abbiamo cominciato, mi ricordo, con la partita di Vicenza, e dove lì c'è stata l'esplosione proprio vera e propria di Francesco, di Ferrari, e che da quel momento lì, di Francesco, Ferrari, Marilungo, sono diventati i migliori giocatori che avevamo in pratica. E questi giovanotti che sono arrivati ben motivati, parliamoci chiaro, loro in campo si sono salvati, quindi, e poi che abbiano avuto un po' di alti e bassi, ma questo ci sta, è un classico dei giovani. Questa fu la scintilla che poi fece rispondere anche Guglielmo e Valentino in quella conferenza stampa il 7 di gennaio, dura, che insomma c'era stato, e questo va sempre stigmatizzato, qualcuno che era passato delle offese, sì, sì, personali, delle minacce, e assolutamente non fa parte del mondo del calcio e vanno condannate fermamente, però il pubblico in quell'occasione, vedere partire Piccolo e soprattutto Paghera in lacrime, dava una certa impressione, anche perché il tifoso di 90 anni dice: è mancata una comunicazione, cioè noi non stiamo capendo quello che sta succedendo. Era questa un po' la situazione. Sì, te l'ho detto prima, sicuramente quello è stato il momento più delicato dell'anno, perché i tifosi, no, vedevano partire quelli che comunque consideravano dei veri e propri beniamini, in qualche modo anche degli uomini simbolo di quella squadra. Quindi ci fu quest'attimo di scoramento. Andava detto un attimino prima, anche se si diceva rifaremo, c'era questo problema, probabilmente. Guarda, mi dai la possibilità di, come dire, di evidenziare quello che per quello che mi riguarda è stato, non si offenderà nessuno, ne stiamo parlando, esprimo la mia opinione, quello che è stato forse il più grande limite della gestione di quest'annata da parte della società. Ci tengo a precisare che io sono tra quelli che non vanno mai oltre, perché alla fine è facile parlare con i soldi degli altri, quindi non è questo il punto. Il punto è che se io dovessi proprio rimproverare qualcosa a questa società, il mio cruccio è che non c'è stata chiarezza in alcuni passaggi. Qualcuno lo diceva anche nelle interviste che ci ha fatto rivedere, no? Io lo dissi all'epoca e lo ribadisco questa sera. Io credo che se la società in quel momento dell'annata fosse venuta fuori dicendo esplicitamente che dietro certe scelte c'erano delle situazioni di difficoltà alle quali bisognava in qualche modo far fronte, io penso che la piazza, come è sempre successo da quando i Maio gestiscono la Virtus, per l'ennesima volta si sarebbe stretta tutta attorno ai Maio, perché però questo passaggio non è stato chiaro come qualcuno sperava. Questo è quello che penso, ma con molta serenità. Poi per il resto, sulla questione specifica delle cessioni, l'abbiamo detto prima, ragazzi, alla fine nei mesi successivi Maio in quel frangente hanno avuto ragione, perché la rivoluzione che c'è stata ci ha portato a quella cavalcata, no?
trionfale, almeno per un, fino a una certa fase, che già si ricordava prima. Sì, quindi sì, distinguerei i due aspetti, perché dal punto di vista strettamente tecnico e sportivo dobbiamo dire obiettivamente che anche in quell'occasione i Maio hanno avuto ragione, perché la rivoluzione, no, che tutti quanti, che aveva spaventato tanti, sul campo ha dato ragione a chi l'ha posta in essere. Sull'episodio specifico, ti ripeto, probabilmente questo è stato anche un motivo che secondo me ha allontanato alcuni tifosi dalla società, no? Perché l'hai detto all'inizio e lo risottolineo pure io. Questa forse mancanza di chiarezza su alcune questioni, soprattutto sulle difficoltà economiche che ci sono state. No, ma ci mancherebbe, la società va contestualizzata negli ultimi 8 anni e speriamo anche a lungo. Questo tecnico, ripeto, i fatti gli hanno dato ragione, perché quella rivoluzione ha portato punti, ha portato anche grosse soddisfazioni, perché ci siamo divertiti. Converranno sul per fatto per diversi mesi ci siamo divertiti. Noi non possiamo nemmeno conoscere a 360 gradi quello che è il contesto, però da esterni, giustamente, credo che questa sia la reazione più spontanea, Andrea, più naturale per un tifoso che vede partire quei giocatori nella fattispecie, poi seguiranno Di Cecco, Mammarella e compagnia bella, sui quali la società aveva fatto un discorso di fidelizzazione netta, quel periodo, quel periodo e quelle partenze somigliavano a quella resa che prima abbiamo detto, nessuno voleva, diciamo così, mettere sul piatto già dall'estate, però poi quei nodi sono venuti al pettine, quindi quel frangente è stato associato ad una sorta di resa. In realtà poi i fatti hanno detto che da lì è iniziata la risalita, però quando, sai, va via Carlo Mammarella, Carlo Mammarella non è un giocatore qualsiasi, che Carlo Mammarella è il capitano, è il simbolo dell'ascesa in Serie B, è l'uomo dal sinistro magico, l'uomo che ha fatto sognare tanti tifosi, ed è andato via. Poi se ci mettiamo poi un giocatore con grandissimo attaccamento come Di Cecco, peraltro del posto, il miglior giocatore del girone d'andata, decisivo nell'anno della prima salvezza, come Piccolo, un giocatore come Paghera, che poi tra l'altro è andato via da Lanciano, da Avellino, non ha fatto granché, probabilmente non ha trovato l'ambiente neanche per esprimersi, un giocatore che avrebbe fatto molto comodo alla Virtus, invece non ha fatto per nulla comodo all'Avellino, e lui penso non si sia trovato neanche così tanto bene. Quindi è chiaro che in quel momento sembrava il momento della resa. La piazza in quell'occasione, in modo civile, come ha sempre fatto, aveva semplicemente... Però ecco, quello che mi permetto di dire è che questa chiarezza di cui si parla, anche io mi sono espresso in questi termini, però mettiamoci nei panni di una proprietà che non vuole evidenziare fino in fondo determinate dinamiche, per un fatto di orgoglio, per un fatto di prestigio, perché si pensa comunque che in qualche modo si troverà una soluzione che permetterà di bypassare. C'erano riusciti anche alla grande, soltanto, e questo è un merito nei confronti della società, però in quel periodo probabilmente ci voleva compattamento totale di tutti, e invece si sono create delle frizioni. Quella conferenza stampa cui hai fatto riferimento è stata anche dettata dal fatto che, andando via certi giocatori, è inevitabile che ci sia un po' di sommossa nel pubblico, perché già la situazione di classifica è difficile, se poi vanno via giocatori portanti, e allora tutti quanti si chiedono: ma che cosa sta succedendo? Vogliono retrocedere. Allora loro hanno dovuto tamponare facendo una conferenza dai toni a tratti anche un po' bruschi, ma per dire che comunque la società avrebbe fatto in modo da allestire una rosa anche dopo queste partenze, tale per cui si sarebbe rimasti competitivi. E poi così è stato. In quel momento saremmo stati tutti un po', insomma, preoccupati. Ne parleremo dopo. Prima di andare in pubblicità, però, vi faccio vedere una bellissima iniziativa con, eccolo qui, Sprint fra le mura, in cui detenuti e podisti di Lanciano qualche giorno fa hanno dato vita a questa bellissima iniziativa, il CSEN, dunque il Centro Sportivo Educativo Nazionale, ottima iniziativa, queste le foto che hanno dato appunto vita, c'è anche il campione del mondo Mario Fattore, una bella iniziativa fatta a Lanciano con finalità
di carattere anche benefiche, se vogliamo, così anche educative. Un applauso va fatto agli organizzatori che ho citato, bella iniziativa, e ce ne dovrebbero essere altre, anche perché insomma questo fa bene. Hanno partecipato, vi do anche qualche numero, 53 detenuti e una settantina di podisti esterni, più diversi ospiti, sprint fra le mura, uomini e donne su un percorso di 700 metri, batterie eliminatorie e finali, correre liberamente su 6 km e anche class liberamente interni. Dunque, una bella iniziativa, lo ripeto, uno dei promotori è stato Mimmo Spadano, ospite anche qualche settimana fa qui negli studi di TV6, ma io devo andare in pubblicità. Chi la facciamo lanciare la pubblicità? A Renzo o a Fabio? Lui già arriva, a Fabio, dai. Grazie. All'ottimo Fabio. Una pubblicità da rossonero doc, perché poi è quello che... Mi metti sempre in difficoltà su questa cosa. Comunque, non andate via, continuerò a parlare della nostra grande Virtus pubblicità. Eccoci qua, seconda parte di Virtus Style. Mister, abbiamo sentito un po' a spot le opinioni della gente arrabbiata, per non dire altro. Secondo te adesso come ha reagito Lanciano questa settimana da Lega Pro? Ma è sembrato un po' rassegnato, tifoso, anche perché ho sentito dire qualcosa che i Maio hanno detto che ripartiranno facendo una buona squadra. Non so, adesso queste sono le prime voci che si sentono, e comunque non ho sentito chissà che, ho sentito un po' di rassegnazione, ma dopo queste frasi magari c'è stato un po' di sollievo. È normale la rassegnazione, come dice mister Valbonesi, dopo una retrocessione. Ricordiamo che Lanciano era retrocesso nel 2008, poi vennero i Maio, presero in mano la situazione e quindi riparti tutto. Non lo so se è normale la rassegnazione, io ti posso dire che in qualche modo avevo già assimilato parte di questa delusione a partire dal 4 giugno, quindi diciamo che da questo punto di vista ho avuto tempo di metabolizzare, perché francamente poi ragazzi, tu dopo Livorno ci credevi sinceramente? Dopo Livorno ci credevo essenzialmente per una ragione, lo dissi pure qui in trasmissione, perché confidavo sul fatto che anzi lo lessi come pure un paradosso, no? Paradossalmente il fatto che abbiano posticipato la data dei playout per una squadra che era fisicamente in difficoltà, poi io speravo potesse costituire, no, il lasso di tempo di 15 giorni un tempo sufficiente per recuperare quella forma che invece clamorosamente è mancata anche nella partita di andata con la Salernitana, che se poi io fino adesso non l'ho fatto perché non ho avuto la possibilità. Però francamente, se io mi dovessi soffermare un attimo sulla partita contro la Salernitana, io penso che a memoria di sportivo, risalendo a tutti da quando esistono i playoff e i playout, io non penso che ci sia stata una prestazione così... Il parziale così, più negativo. Così, ma anche, diciamocelo con la massima serenità, una prestazione così scadente, penso che si faccia fatica a ricordarla in una partita così delicata e così importante. Certo. Quindi io speravo che... Ma no, quando la squadra ormai non gira più... No, ma alla domanda appunto evidenziavo questo aspetto, che speravo che questi 15 giorni no, ci potevano imbattere. No. C'ero arrivato dopo Livorno, ci speravo sì, e ci speravo a maggior ragione perché pensavo, ripeto, che questi giorni ci potessero servire per recuperare. Non è stato così, il 4 giugno è stata una mazzata tremenda, ho metabolizzato abbastanza. Certo Alessio, dopo 4 anni di Serie B, campionato bellissimo tra l'altro, che sicuramente... Un sesto del campionato di Baroni a guardare tutti dall'alto verso il basso. Certo. Campionato bellissimo, 4 anni stupendi in cui abbiamo vissuto delle emozioni fortissime, no? Sono cicli, abbiamo detto la scorsa settimana. No, ma infatti, quindi alla fine, cioè, non è che... La Lega Pro, ora il Pisa ha vinto i playoff, ma il Pisa quanta fatica ha fatto? No, ma è un campionato difficilissimo, la Lega Pro è un campionato difficilissimo, sono squadre molto agguerrite. Piazze che hanno una tradizione clamorosa, anche in Serie A, che fanno fatica in Lega
prova. Dove purtroppo ce la dobbiamo dire tutta, anche lo sforzo che è richiesto alle società è uno sforzo di gran lunga maggiore, perché dubbio, rispetto alle somme dubbio. Che si vanno ad introitare, no? C'è da tirare fuori molti più soldi, poi magari se lo fai con ambizioni di vittoria diventa complicato. Troverà una Lega Pro le concorrenti sono forti, c'è molta incertezza sulla composizione della Lega Pro, anche su da qui a cosa succederà il prossimo anno, 60 squadre. Perché allora c'era una Lega Pro con prima e seconda divisione, ora una Lega Pro unica. E peraltro dovrebbe tornare a 60, c'è questa incognita dei gironi, quindi insomma troverà un campionato un po' diverso. Dove bisognerà rimmergersi. Si parla di questa pausa di riflessione annunciata dalla proprietà, però è evidente che è una pausa di riflessione, voglio dire, naturale, fisiologica, ma poi non si può non ripartire, cioè la famiglia Maio non potrà non ripartire, a mio avviso, perché altrimenti non faranno ancora calcio a Lanciano. Chi lo farà a calcio? O trovano acquirenti e c'è un passaggio di proprietà, altrimenti troppo isolati, ma i Maio, o troppo volutamente distaccati da altri questa interessi? Questa è una domanda che e te ne faccio anche una. No. Perché a Lanciano un allenatore non ha potuto rimanere per 2 anni di seguito su una panchina in Serie B? Gautieri, Baroni, D'Aversa 1 anno e mezzo e poi Primo Maragliulo. Ma non è il primo caso, quello della Virtus Lanciano. Queste sono situazioni probabilmente un po' più interne. Certo, Gautieri avrebbe avuto tutti i presupposti per proseguire, ma forse si era chiuso un ciclo e ha deciso di andare via. Baroni probabilmente è stato messo nelle condizioni di andare via, e lì c'erano i presupposti per restare, perché i risultati erano stati ottimi, pur nella delusione all'ultima giornata di non fare i playoff. D'Aversa comunque era stato confermato, quindi lì insomma questo discorso non c'è. Ma forse Baroni ha avuto anche richieste da società, magari. Ma forse quando lui è andato via da Lanciano, o è stato messo nelle condizioni di, non c'era ancora questo. Forse si voleva inserire D'Aversa. Io penso che se ci fossero stati i presupposti, se non sbaglio, Baroni aveva un anno di contratto. Per come aveva giocato quella squadra, per il risultato che stava per centrare quella squadra, c'erano i presupposti per rinnovare subito il contratto, ma questo rinnovo non è mai... Se non sbaglio c'era anche una clausola, Baroni ha dovuto comunque pagare una penale per questa risoluzione. Troppo beccato però a posteriori Marco Baroni, questo fuoco dentro, eppure Baroni probabilmente è andato al Pescara. Col senno di poi va bene che è andato a Pescara, ma... Io non credo che questo è impazzito dall'oggi al domani, perché aveva fatto fare la squadra con il record di punti in campionato. Ma forse non sarà simpatico, forse non farà giocare bene le squadre, però io ricordo che quando la Virtus Lanciano era prima in classifica si diceva che la Virtus era una squadra che giocava benissimo, che aveva grande organizzazione di gioco, lui allenatore meticoloso che studiava le partite eccetera eccetera, poi è venuto fuori che non sapeva guidare una Ferrari, però parliamo di un allenatore che ha fatto sempre tanti punti, e poi a Pescara il suo stile di gioco non piaceva. Però quest'anno ha fatto i playoff, tanti punti, pur con una penalizzazione. A Lanciano, squadra doveva retrocedere, è arrivata a una vittoria dai playoff. A Pescara, comunque, era lì per poter fare i playoff. Quindi, voglio dire, è un allenatore che, se noi stiamo ai risultati sul campo, è un allenatore che ha prodotto. Poi, perché non abbia avuto modo di restare a Lanciano? Questo magari qualcun altro dovrà spiegare. Lanciano se vogliamo tornare indietro. Per questo tipo di allenatori è di passaggio, è un trampolino di lancio. Un lusso Baroni a Lanciano. Loro sono abituati a piazze, questo mi sembra che Baroni abbia giocato tanti anni a Napoli con la Juventus. Io è stato un giocatore che ha calcato piazze grandi, quindi è logico che qui ci è venuto, si è lanciato, però. Questione di progetto? Secondo me sì. Sì, ma anche qui azzardiamo un ragionamento, perché come dici giustamente noi bisognerebbe poi stare dentro. Probabilmente quello che si è verificato in entrambi i casi, sia con Gautieri che con Baroni, che dopo delle annate comunque ottime, no? Un allenatore magari dal suo punto di vista legittimamente chiede degli sforzi diversi alla società, no? Per poter fare quel salto di qualità
che ci sta dal punto di vista dell'allenatore, però da questo punto di vista e in termini positivi noi dobbiamo riconoscere che comunque la società almeno in questo ha avuto una linearità nella gestione, perché aveva detto dall'inizio ed è stata coerente, ha fatto sempre una politica in termini di acquisti, di gestione di giocatori di un certo tipo, che tendeva a ottimizzare al massimo, no, le risorse disponibili rispetto all'investimento che si è fatto sui giovani. Quindi è chiaro, guarda, che sui giovani cozza con le ambizioni di un allenatore, no, che vuole fare il salto e si vuole confermare. Quindi potrebbe essere anche questa una chiave che, di lettura. Chi ha fatto fare cassa? Poi una volta che era il fuoco, una volta era il progetto, però insomma questa fa parte del colore dettagli, del parole, però non c'è dubbio che Carmine Gautieri, con la valorizzazione dei giovani e stesso si valga anche per Marco Baroni, con i tanti giovani valorizzati, avrà fatto sicuramente fare cassa alla Virtus. Quindi merito e riconoscenza anche a questi due allenatori che hanno fatto la storia del Lanciano. Tra l'altro Baroni, lo abbiamo detto, spesso beccato, ma è in questi 4 anni l'allenatore che ha totalizzato 60 punti. Scusate se è poco, è vero che aveva uno squadrone che probabilmente si poteva fare anche qualcosa di più, tentare però, l'impresa. Adesso pure questo concetto, lo squadrone lo si è detto a fine campionato che era uno squadrone, ma a inizio campionato nessuno diceva che quello era uno squadrone. Quindi se è diventato uno squadrone forse è perché qualcuno ci ha lavorato per far crescere certi giocatori e far diventare uno squadrone. Cioè Bjukel quando è arrivato, ma chi è? Vogliamo, posso permettermi? Ora Bjukel è arrivato a giocare in Serie A facendo la sua bella figura, ma quando è arrivato a Lanciano non mi pare che fosse un fenomeno. Io vorrei evidenziare, se mi posso permettere, vorrei evidenziare però anche un aspetto negativo probabilmente. Ho scatenato un limite di Marco Baroni, perché giustamente tu ci ricordi che l'allenatore che ha totalizzato più punti, però ribaltiamo per un attimo la visuale di questo ragionamento. È un allenatore che per diversi anni consecutivi ha portato le squadre al ridosso dei playoff e poi le sue squadre si sono sciolte come neve al sole. Se vogliamo vedere l'aspetto negativo, significherà pure qualcosa. Sarò un ottimo allenatore, però arriva sempre lì lì. Quest'anno li ha fatti, però gli altri anni poi che cosa è successo a Lanciano? Gli altri anni quest'anno li ha fatti, però è insomma, arrivato un pareggio. Ci ricordiamo pure come ci è arrivato, cioè del periodo precedente il Novara andava a 1000, poi di colpo dopo una fase in cui sembrava veramente una macchina di Formula 1. Ma tutte le squadre hanno il Pescara. Queste cose hanno sempre caratterizzato 9 partite senza vincere, Fabio. Il Pescara ha fatto 9 partite senza vincere. Un buon allenatore, ma gli manca ancora qualcosa per andare. Sì, sì. Probabilmente il calcio è bello perché Mario fa. Però voglio dire, se noi usiamo un parametro che sono anche i punti conquistati in campo, voglio dire, è un allenatore che ha una media negli ultimi 3 anni che pochi allenatori possono vantare. E quindi il resto. Cioè, guardate, allora, Marino, cosa dobbiamo dire di Marino, che è un allenatore quotato, però a Pescara è esonerato. Giusto. Dopo 6 partite perse. Buona la prima, grandi cose, primo anno, prima, l'anno dopo quindi, cioè, allora, diamo peso anche un po' ai risultati, no? Tu, mister, sui 4 allenatori in Serie B del Lanciano, 5, mettiamoci anche Rizzo, che poi ha preso... Ah, Rizzo, quello che ho capito. Ma oddio, secondo me sono stati tutti discreti, buoni allenatori. Sotto questo aspetto il Lanciano non ha nulla da rimproverarsi, perché ognuno ha fatto il suo. Noi abbiamo, non scordiamo che nei 4 anni ci siamo salvati. L'anno che abbiamo fatto la Serie C è stato un gran campionato. Abbiamo vinto gli spareggi, li abbiamo vinti in 10, quindi non direi solo questi 4 anni, direi anche 5 anni condotti. Secondo me di grande soddisfazione. A grande livello. Sì. Però è arrivato il momento di sentirci in Virtus Street un po' di pubblico e di popolo frentano nella prima settimana in Lega Pro dei colori rossoneri. Vai! Questo. L'annata del Lanciano come la giudichi? Ma sicuramente un'annata un po' comunque sfortunata, prescindere da tutto, nel finale, anche perché poi ci attacchiamo sempre alla stessa cosa, il fatto dei punti che già eravamo salvi, però purtroppo è una realtà, però diciamo che tutto sommato dispiace, il problema è come si può anche retrocedere, adesso tutto sta a ricominciare in un certo modo.
Sei fiducioso nella ripartenza? Non lo so, non so come stanno le cose, come sta la situazione. Vorrei esserlo fiducioso, mi piacerebbe che il Lanciano ricominciasse. Non è un disonore giocare in Lega Pro. Può succedere, ripeto, è successo al Cittadella, è successo al Vercelli e al Novara, sono risaliti, ma io, scusa se faccio questa parentesi, secondo me, senza nulla togliere la società, poi ci lamentiamo degli elementi che mancano in nazionale e ci critichiamo Conte ed altri, no? Penso che se non si lavori un po' sul settore giovanile, un po' dappertutto, senza rimproverare a nessuno di lanciare qualche ragazzo nostro, si fa difficoltà, penso io. Ci vuole tempo, però bisogna anche lavorare su quello. Stannata è finita male. Certamente, dopo 4 anni di B, la conclusione amara con questi punti che ci sono stati sottratti, le colpe... Certamente non le voglio addebitare a nessuno, però qualcuno avrà sbagliato sicuramente. Adesso, chi dice la società, chi dice l'allenatore per le formazioni che ha schierato nell'ultimo periodo, però il rammarico ci sta di non aver potuto gioire per il 5º anno consecutivo con la Virtus in Serie B. Si è persa solo la Serie B o si è perso qualcos'altro? Insomma, l'immagine di Lanciano certamente non esce pulita in questo frangente, insomma, voglio dire. La risonanza che ha dato la Serie B alla città stessa di Lanciano viene a mancare con questa retrocessione. Che dire di questa stagione che si è appena conclusa purtroppo con una retrocessione della Virtus? Siamo profondamente costernati. Io sinceramente l'ho vissuta male sia l'ultima partita, soprattutto quella con la Ternana, perché ormai avevamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Forse proprio con la Ternana il Lanciano si è dato quasi un suicidio calcistico. No, ma è stato proprio così come dici tu, anche perché diciamo che gli ultimi secondi, secondo noi che insomma vediamo le partite ormai da anni, perché io sono abbonato da tantissimi anni come tanti altri lancianesi, abbiamo visto in quegli ultimi secondi che non c'è stato nemmeno da parte della panchina, ma si viveva uno stato soporifero da parte di tutti quanti, perché c'era e la paura e forse anche la sicurezza che purtroppo ci ha riservato un brutto finale, perché quelli erano palloni dove tu ti dovevi buttare, lo dovevi sgonfiare, lo dovevi buttare, la panchina poi non l'ho vista nemmeno una panchina che si è alzata per dire dai ragazzi su stiamo finendo, 10 secondi, 5 secondi, come peraltro succede in tutte le finali ben più importanti, perché quella per noi era una finale di Champions League ed altro, dove tu vedi che l'allenatore, la panchina, tutti quanti si prodigano affinché insomma, e purtroppo questo è mancato nelle ultime partite tutte quelle belle cose che invece hanno fatto durante il campionato. Per il futuro che cosa aspettarsi? Ma io adesso presumo che ci sarà un anno in cui, una specie di anno sabbatico in cui si rifletterà su tante cose, mi auguro che la società abbia la forza di continuare, perché diciamo Lanciano è una città che merita. La Serie B è stato un lusso che ci siamo permessi per 4 anni e dobbiamo ringraziare la famiglia Maio. Secondo me, io spero sicuramente i Maio, che sono persone diciamo così, che sicuramente ci riserveranno qualcosa di positivo, io almeno me lo auguro. Questi un po' di tifosi rossoneri, insomma, prima tu lo ricordavi, la partita con la Ternana è stata un po' lo spartiacque, mister. Ma per forza, perché noi avevamo dato tutto a quel punto lì, poi dopo si va giù di morale quando tu vieni raggiunto e la squadra che è dietro di te sta in salute, cioè chi è in difficoltà è sempre quello che viene raggiunto, quindi loro hanno il morale alto e noi col morale siamo andati giù, si è visto benissimo in campo durante, perché 4-1 insomma si commenta da sé un 4-1, quindi è inutile stare a dire loro ci anticipavano, sì, nettamente più forti, almeno in quel frangente sono stati nettamente più forti, insomma, 4-1 in casa abbiamo perso lì era la migliore squadra da affrontare. No, per me era la peggior squadra da affrontare, cioè la peggiore nel senso per il Lanciano
Ecco, se incontravo per dire le altre squadre, Modena, Livorno, squadre qua, forse ce la saremmo cavata meglio. Ma questi erano in netta crescita, stavano in condizioni, avevano vinto 2 o 3 trasferte, stavano, poi ci avevano raggiunto, quindi moralmente erano su. Per me è la squadra peggiore da incontrare. Una sottolineatura vera la fa Bucci anche sul settore giovanile, mister Bucci che abbiamo sentito, cioè nel senso che dal settore giovanile è uscito poco. Sì, purtroppo è una considerazione che fatta in questo momento è una considerazione che ha un suo fondamento, perché i dati parlano chiaro, non è che eppure stesso settore giovanile c'è un certo Luca Verna che sta ancora festeggiando sotto la torre di Pisa con un gol stupendo, perché realmente è stato un gol però che dire Ale, cioè, su questa cosa dei giovani anche qui ne abbiamo parlato a lungo, certamente quelle società che riescono in qualche modo a valorizzare i loro giovani sono quelle che poi in qualche modo riescono anche a togliersi delle buone soddisfazioni. Limite, noi Verna lo abbiamo sentito inizio anno, ti ricorderai, Teramo Pisa che aveva segnato tra l'altro. Sì, ma sono convinto che se fosse rimasto a Lanciano non avrebbe giocato ai livelli di Pisa. Lui è il giocatore, ma come penso tanti altri, che per spiccare il volo aveva bisogno di andare via dal nido materno, tant'è che lui aveva fatto discretamente in un anno a Chieti. Poi ogni volta che è tornato a Lanciano, in un modo o in un altro, non aveva mai avuto la fiducia dell'allenatore. Lo aveva iniziato a valorizzare Carmine Gautieri. Sì, però forse era anche sin troppo giovane. Ora a questa età lui evidentemente doveva andare via da Lanciano. Ora è chiaro che resta il rimpianto di vedere un giocatore fatto in casa che fa le fortune di una squadra peraltro di un grande prestigio come il Pisa, però io sono convinto che se fosse rimasto a Lanciano non sarebbe esploso. La considerazione, ripeto, ci sta tutta, però poi dobbiamo sempre calarla su come abbiamo gestito questi 4 anni di B, no? Torniamo alle cose e alle considerazioni che abbiamo fatto, non è alla fine tu se qui hai puntato sui giovani, ma i giovani che ti mandavano gli altri, certo, quindi col senno di poi è stato un limite, però dirlo adesso è facile. No, però ragazzi, sui giovani ci abbiamo puntato in un'altra maniera. Ora bisogna fare una squadra giovane. Fatto sta che lui adesso è in Serie B, siamo in Serie C. Con grosse soddisfazioni pure. Per resteranno 3-4 senatori anche iper attempati, over 36, over 37, però bisogna fare intorno una squadra giovane, gente che corre, motivata, perché la Lega Pro è questa. La Lega Pro non vince la squadra, non esistono squadre che giocano un calcio scintillante. Io in questi anni non ho mai visto squadre giocare un calcio scintillante. Vincono le squadre motivate, che corrono e che hanno giocatori che lì davanti fanno la differenza. Se li hai, c'entra il risultato e vinci il campionato. Andrea, per rispondere, abbiamo parlato di Lega Pro, perché questa è la realtà attuale dei fatti. Ripescaggi, qualcuno da casa, ripescaggi, reinserimenti. Con queste norme un po' restrittive sugli illeciti sportivi o mancati pagamenti, irregolarità amministrative. Io penso anche che sia giusto. Cioè, il Brescia è stato ripescato lo scorso anno dopo essere stato strapenalizzato in campionato. Perché deve essere ripescata? Ora non me ne vorranno i tifosi della Virtus, ma perché deve essere ripescata se bisogna stilare una graduatoria? Una squadra che ha avuto tanti problemi nel pagamento di stipendi e contributi, e mai una società che è sana e che potrebbe approcciare al campionato appunto così, senza avere quel tipo di problemi, perché deve essere penalizzata? Sono rimasto contrariato dal ripescaggio del Brescia, che lo scorso anno aveva avuto tutti quei problemi. Ma forse per il passato, per le condizioni ambientali. Ora sono state poste delle condizioni che sono un po' più chiare. E sarà probabilmente la possibilità per la Virtus Lanciano di operare un'opera di risanamento, se c'è bisogno di risanare questo bilancio, di puntare sui giovani, di non spendere tanto, di fare
fare bella figura. Quando saranno maturi i tempi, ora se sono già maturi tanto meglio, se no quando saranno maturi i tempi si cercherà un salto di categoria, che però non è facile, perché abbiamo fatto i nomi di società strablasonate che sono lì, che ci provano da anni, da anni. Ma sì, è vero, d'estate andiamo tutti alla pesca. Taranto, Campobasso, per tornare un gradino indietro e per mostrare delle piazze. Queste sono in Serie D, appunto, quindi, Foggia. Proprio per dirvi qualcosa, a proposito di futuro, queste già le ha viste Andrea Costantino, ha aggiunto un'altra foto, perché le abbiamo fatte vedere la scorsa settimana. Uno è Ivan Tisci, quest'altro... è Matteo Materazzi, poi credo che qui ci siete voi, poi c'è Mister Bucci e poi c'è Andrea Iaconi. Io sceglierei Bucci. Bucci, eccolo qui. Battute a parte, lo salutiamo, Mister Bucci. Beh, questi sono i nomi che iniziano a circolare come papabili direttori sportivi. Quando si parla di Andrea Iaconi, si parla di una persona navigata che è stata in Serie A, in Serie B. È un top player per il Lanciano, sì, secondo te? Penso di sì. Fattibile come operazione o... Ma sì, oramai anche lui sarà stanco di andare in giro, se, di Pescara, no? Penso. Giulianova. Quindi insomma siamo in zona. Ma io penso che se lui dovesse essere la persona che farà il direttore sportivo, sarà intanto perché si riavvicina a casa. Perché probabilmente un dirigente di quello spessore potrebbe ambire ancora a una categoria superiore. Sì. Invece venire a Lanciano vuol dire che lui vuole riavvicinarsi, ma magari gli viene anche presentato un progetto tecnico che deve sviluppare lui, ma un progetto tecnico ambizioso, se non subito, magari nel giro di 2-3 anni, altrimenti non viene per... Lui sa lavorare sia con i giovani che con gli esperti. Mi ricordo quello che portò mio figlio a Padova, che amministrava un po' tutto il settore giovanile e la prima squadra. Quindi ha esperienza da vendere. Quindi potrebbe essere un ottimo... Ma io un nome importante, sarei propenso. Abbiamo detto Iaconi, abbiamo detto Tisci. Materazzi, abbiamo detto Tisci. Questi tre nomi implicano, per condizione diretta, un addio, che è quello di Luca Leone. Luca Leone che, assieme a pochi altri intimi, i vari Aridità, i vari Turchi, i vari Amenta, sono i più longevi nella gestione Maio. Se ne va Luca Leone, quindi? Se ne va quella che io continuerò sempre a considerare una bandiera del Lanciano. Anche su questa partenza da tifoso l'avevo già abbastanza metabolizzata, perché ormai non era un mistero, se ne parlava ormai da tempo. E è la chiusura di un ciclo. Un grosso in bocca al lupo a Luca Leone, perché se torno indietro con la memoria... E mi legano al nome di questo giocatore dei ricordi bellissimi, e quindi non bisogna mai dimenticarsi delle cose belle. E dico di più, io Luca Leone lo associo a momenti belli vissuti. Guarda, te ne dico uno, vediamo se credo che fu il 3 o il 4-1 in un Lanciano Potenza di forse 15 anni fa. Infatti. Io se penso, dico col cuore in mano, se penso a Luca Leone mi vengono in mente solo emozioni, da tifoso sto parlando ovviamente, grosse emozioni, quindi per me sarà sempre un ricordo positivo del grande capitano. Ecco, qualcuno da casa, il DS e il direttore generale potrebbe essere di meno di Bucchianico? La notizia di questa mattina circolava anche questa voce, io non mi stupirei di trovarmi di fronte anche a uno scenario di questo tipo, perché potrebbe essere nel senso positivo la classica soluzione alla Maio, cioè il fare affidamento su l'ennesimo uomo di fiducia che conosce, comunque, che qualcuno anche sulla stampa oggi ricordava giustamente, che in questi anni ha affiancato anche Luca Leone nelle varie campagne. Certo, però, è che i nomi, scusami, sono due profili. Sì, no, ma infatti solo questo ci teneva a sottolineare, che i nomi che hai tirato fuori in qualche modo poi sarebbero andrebbero emblematicamente anche a evidenziare le possibili intenzioni della società, perché è chiaro che se penso a Iaconi non penso, torniamo un po' al discorso degli allenatori, no, non penso che un uomo come Iaconi viene qui per nomi del 15 di giugno, però sono profili completamente diversi che andrebbero ad evidenziare anche approcci diversi rispetto per quanto riguarda il mercato. Io vi faccio vedere però il secondo blocco di tifosi rossoneri presi per il corso. Poi li commenteremo e poi ci accingiamo al finale. Vai!
fuori dalla Oh, questa stagione è andata via con un... Non ancora metabolizzo la retrocessione. Si potrà metabolizzare un giorno questa retrocessione? Difficilmente, per me, mo l'etere non lo so. Però, quindi come la etichettiamo quest'annata rossonera? Negativa nel modo più assoluto. Tutto qui. Sentiamo molta delusione nelle sue parole. Perché negativa? C'è un aspetto in particolare? No, è stato bello fino a un certo punto. Poi è successo quello che è successo. Dalla partita galaternana, quello è stato una mazzata. Suicidio. Suicidio, bravo. I punti di penalizzazione? Molte cose hanno contribuito, i punti di penalizzazione, la squalifica di Ferrari, la prova televisiva che è mai successa in Serie B, tutto qui. Per il futuro che cosa ci aspettiamo? Per adesso non mi aspetto niente, speriamo che possano ricominciare. L'annata del Lanciano è terminata purtroppo con una retrocessione. Che idea ti sei fatto di questi 12 mesi rossoneri? Allora, retrocessione per la penalizzazione, perché sul campo abbiamo fatto 48 punti e ci eravamo salvati. La seconda parte del campionato è stato esaltante. Qua poche squadre hanno detto la loro, e le squadre che hanno detto la loro l'hanno fatto giocando sull'insicurezza dei giocatori, perché sapevano che avevano una spada di Damocle, secondo me, delle penalizzazioni. E parlando chiaramente, 4 anni per una squadra che non ha un bacino di utenza molto esoso, che non porta molti soldi in federazione, ha fatto la differenza. Quasi, secondo me, siamo stati condannati dalla federazione, ci ha fatto retrocedere perché non portavamo soldi sufficienti per poter fare abbonamenti, e chi più ne ha più ne metta, secondo me. Poi le altre cose vanno da sole, non è mai successo che in una partita clou, per una prova televisiva, gli viene squalificato un giocatore che era importante, perché sono convinto che se c'era più serenità e si doveva meno rincorrere questo patema d'animo, forse ci potevamo salvare, perché la Salernitana ci avevamo vinto a Salerno 3-1 ed era anche un risultato molto generoso, perché potevamo farne qualcuno in più. Per il futuro? Dunque, il futuro, la squadra non si deve sfaldare, deve continuare a crederci, deve continuare a farcela, perché noi abbiamo un grosso potenziale, abbiamo un Interland, però sono favorevole a una cordata di imprenditori. Io ho l'impressione che sono stati un po' troppo isolati, sono stati voluti essere un po' isolati dal resto economico di questa città. Io credo che comunque anche il campionato di C1 per una città di 40.000 abitanti è un buon risultato. Se poi andiamo in Serie B, tanto di guadagnato. Mi accontento di una C1, purché si ricrei l'entusiasmo che Lanciano e tutti i tifosi lancianesi meritano. Questa stagione rossonera come la inquadri? Beh, all'inizio è stato un po', diciamo, è andata bene, però verso la fine un po' di dispiacere c'è stato. Retrocessione è andata giù? No, non è andata per niente giù questa retrocessione. E secondo te le cause principali di questa retrocessione? La causa principale per me è stato il cambio dell'allenatore troppo tardi. Quindi Maragliulo prima? Diciamo di sì. Già nel mese di dicembre già doveva essere esonerato il mister. I punti di penalizzazione? Non saprei. Non ti vuoi pronunciare invece per il futuro? Mi auguro che rifarranno la società di nuovo. Sogno Serie B? È un sogno, chissà se ci sarà un'altra opportunità per un'altra Serie B. Questa stagione come l'hai vista? Bene, all'inizio bene, a metà campionato un po' meno dell'inizio. Dopo quell'arrivo di Maragliulo ancora meglio, però verso la fine è andata male, diciamo.
Questa retrocessione l'hai digerita oppure non ancora? Non ancora l'ho digerita, ce l'ho ancora sullo stomaco. Per il futuro che cosa ti aspetti? Ci credo, come ci ho sempre creduto, e spero che il Lanciano torni in Serie B. La speranza è l'ultima a morire, mister. Ma la speranza nel senso che andiamo a pesca a questa qualcuno stanza. Dice torneremo in Serie B. Io poco ci credo, ho sentito prima l'amico Costantini che ha parlato molto chiaro, giustamente è difficile che noi veniamo ripescati. Ma vabbè, si riparte, si spera di ripartire con questa società, perché qui di acquirenti ne vedo molto pochi. E comunque adesso i Maio hanno acquisito una certa esperienza, sapranno benissimo. Ma almeno io quello che ho sentito questa settimana, ho sentito che volevano ripartire, poi se le cose cambiano, non so. Dai, su, va bene, abbiamo fatto questa retrocessione, dobbiamo pensare a ripartirla. Leone a gennaio aveva detto una retrocessione ci può anche stare nel calcio, era l'unico a citare questo termine. Ma noi siamo stati proprio tutti e quattro gli anni alla retrocessione, poi abbiamo avuto dei momenti buoni, quindi è chiaro che l'appetito viene mangiando. Quest'anno ci eravamo preparati, poi dopo a un certo punto c'è una cosa che era diventata un po' delicata, era il fatto che noi prima facevamo i punti e ci staccavamo dalla zona calda, poi zona rossa. Dalla Lega ci toglievano i punti e tornavamo lì, quindi affrontavamo le partite sempre con una certa ansia. Un conto invece andare a giocare in una maniera più tranquilla, dove puoi esprimere, ed ecco lì che si può lanciare qualche giovane, ma nelle situazioni di partite delicate gli allenatori non se la sentono di affidarsi troppo ai giovani. Eh sì, questo è un regalo per te e anche per il piccolo Tommaso che ci sta seguendo da Roma. Se è stato un torneo, che cosa è stato, Fabio, brevemente? Sì, sì, è stato un torneo che si è svolto questo fine settimana all'Alba Adriatica con diverse categorie di ragazzi che partecipavano. Questi sono i più piccoli, si è arrivati fino alla categoria 2004. Io ho tifato per un'altra formazione di un'annata leggermente più grande, però ho assistito anche al trionfo di questi ragazzi 2004. Di cui stiamo mandando le immagini. Da quando ci sono i ragazzi che giocano, i bambini sono sempre eventi belli, dovrebbero ricordarselo, certo, anche certo. Gli adulti che seguono questi eventi, perché ogni tanto se lo dimenticano, però sono indubbiamente quelle situazioni che in qualche modo ci fanno amare ancora di più questo bellissimo sport. Non c'è dubbio, come concludere, Andrea Costantini? Con la speranza di ritrovare le abruzzesi protagoniste l'anno prossimo in Lega Pro, in particolare Virtus Lanciano e Teramo, speriamo che possa essere una bella stagione per entrambe, una stagione di ripartenza per il Teramo con la chiusura del ciclo tecnico di Vivarini, con il Lanciano che vedrà la chiusura del ciclo tecnico del DS. Che è appunto Luca Leone, anche al Teramo c'è il nuovo DS che è Fabio Lupo, quindi una stagione di ripartenza che speriamo possa dare maggiori soddisfazioni rispetto all'ultima stagione. Tu mister, come concluderesti? Avremo qualche derby in più, San Benedettese, Teramo, chi altro c'è, adesso mi sfuggono, comunque almeno questi derby li abbiamo, l'anno scorso avevamo solo il Pescara. Hai visto l'aspetto positivo? Sì, mi piace il campo di Teramo, quel bel stadio che hanno, ci si arriva molto bene, comodi, con la macchina. Ci divertiremo, secondo me sì. San Benedetto è ancora bellissimo. A Riviera delle Palme. Sì. Si riparte con tanta speranza e spero che con molta chiarezza, con molta voglia di fare da parte della società e determinazione. Questi anni ci hanno insegnato che non è vietato sognare e che ogni tanto i sogni si possono anche realizzare. Eh sì, è proprio così, i sogni si realizzano. Io adesso mi prendo 3 ore per ringraziare tutti di questi 2 anni Virtus Style, e poi al termine di questi 120 minuti Gianni D'Areo mi sparerà. No, scherzo, non sono parole automatiche, ma sono sincere, di stima nei confronti di coloro che ci hanno seguito in questi 2 anni di Virtus Style. È stato bello, abbiamo avuto un'enorme opportunità e voglio ringraziare tutti i vertici di TV6 che con una stretta di mano hanno capito che io e il mio braccio destro, che è Marcello Ruggero, avevamo un'intenzione, quella di parlare di Lanciano, della Virtus Lanciano.
Siamo sicuri che l'abbiamo fatto sempre con, in maniera disincantata, in maniera semplice, pulita, se vogliamo a volte anche fuori dal coro. Abbiamo lanciato tanti personaggi, da Cappellini, dal Giudice, da Franco Battistella, da Maria Teresa, da Giovanni Di Loreto, che mi sento di ringraziare, abbracciare e baciare uno per uno, ma il ringraziamento forte va a voi, perché grazie a voi abbiamo capito che, insomma, il prodotto ha funzionato, il prodotto può senz'altro migliorare, ma insieme a voi abbiamo capito che questa puntata, questa trasmissione viene seguita e molto apprezzata, e per noi è un motivo d'orgoglio. Di fatto, la classe non è acqua, lo stile è Virtustyle, grazie a Gianni D'Areo, a Marcello Ruggero, a Cinzia Santoro, a Katia, sempre presente, anche questa sera dietro le quinte, che voglio salutare. A tutti voi da casa un abbraccio forte, col cuore, ma grazie a Renzo Valbonesi, e alla prossima, mister. Grazie a voi. Grazie a Fabio Benintendi. Grazie a te. E grazie a te, Andrea Costantini. Grazie a te, Alessio. Un piacere. Ci rivedremo presto. Chi vivrà, vedrà, disse Rino Gaetano. Lo diciamo anche noi, la classe non è acqua, lo stile siete voi. Buonanotte a tutti.